Signori, vi avevo promesso 5.000 like sarebbe arrivato il video. Ebbene sì, eccovi qua la seconda parte. Vedremo l'acquisto di Cristiano Ronaldo. Buona visione. Ebbene a tutti signori, benvenuti io in questo nuovo video signori. Oggi è di nuovo tempo di news ragazzuoli, perché vi avevo detto che a 5.000 like vi avrei fatto vedere anche la parte dell'acquisto di Cristiano Ronaldo. Prima che inizi il video vi vado a rubare un minuto preciso, giusto un minuto, se non vi interessa skippate il video, di un minuto comunque è una cosa seria, quindi statela a sentire. Vi volevo dire che oggi è successa quella cosa delle news sbagliate di FIFA che vengono date per ufficiali, signori, c'è stato un mezzo patatrac. Comunque sia, io vi volevo dire che in tutte le news mie che trovate, ovviamente in quelle dove c'è scritto la parola ufficiale, perché sono state criticate principalmente quello, potete vedere tranquillamente che sono tutte news ufficiali. Mentre signori, nei video dove vado ad analizzare i leak che vengono postati sui vari social, signori, potete vedere tranquillamente che nel video ripeto una e spesso più volte che questi leak non sono ufficiali e che potrebbero essere dei falsi, signori. Quindi potete stare tranquilli, anche perché con quei pochi spiccioli che mi guadagno ci faccio le magliette che vi regalo alle fiere invece di venderveli e fare migliaia di soldi come fanno altri youtuber. Comunque sia signori, torniamo al nostro video. Ebbene sì, perché come avete letto nel titolo, oggi andremo a vedere questo acquisto di Cristiano Ronaldo in FIFA 18 come sarà, signori. Preparatevi perché è qualcosa di veramente, veramente, veramente figo. Signori, possiamo vedere qui l'incontro per l'acquisto di Cristiano Ronaldo. Andremo a vedere il nostro team manager, tra virgolette, che si va a incontrare con Zinedine Zidane ed è pronto per fare un'offerta spaziale per Cristiano Ronaldo. Andiamo a vedere qui quanti soldi offre. Offre 95 milioni di euro per l'acquisto di Cristiano Ronaldo, signori. Una cifra davvero pazzesca. Adesso vedremo Zinedine Zidane che si metterà a parlare in inglese di Cristiano Ronaldo e penso della trattativa. Scusate il mio inglese, ma purtroppo non lo so tradurre sul momento perché sono una capra, signori. Sono una capra in inglese. Comunque sia, andiamo a vedere cosa dice. Ah, non è Zinedine Zidane, signori, mi sono sbagliato. Cioè, non lo so se è lui, scrivetemelo qui sotto in un commento. Comunque sì, hanno fatto una controfferta di 159 milioni di euro, signori. 159 milioni. Andiamo a vedere quanti ne offre il Manchester United. Ne dovrebbe offrire circa 130, signori. 130 milioni per Cristiano Ronaldo quando Messi è stato acquistato solamente a 96 nel video di ieri. Una cosa spaziale, incredibile. Comunque sì, va a fare un'offerta di 130 milioni. Adesso andiamo a vedere se Zinedine Zidane, credo che sia lui, non lo so signore, non riesco a riconoscerlo, mi pare lui però. Andiamo a vedere se accetterà. Dice mi dispiace, ok, quindi non l'hanno accettata signori. Vediamo se faremo un'altra controfferta. Attenzione, momento di suspense, signori. Ok, hanno accettato l'offerta di 159 milioni per Cristiano Ronaldo. Mamma mia signori, chi sta facendo questa modalità carriera è veramente un folle. 159 milioni per Cristiano Ronaldo, oddio, li varrebbe, però considerando l'età secondo me non troppo. Adesso ci sarà la negoziazione del contratto per il giocatore e andiamo a vedere, c'è addirittura il quadrato, possiamo fare lo skip, non lo sapevo questa cosa, questa è nuova. Non sapevo che si potesse fare lo skip. Eccolo qui, Cristiano Ronaldo, signori, guardate quanto è figa la sua faccia per quella di Messi, signori, queste animazioni sono veramente, veramente troppo belle. E adesso andrà a fare un'offerta per il suo contratto. Attualmente il suo contratto è di 500.000 euro. Ha dato al giocatore un ruolo cruciale all'interno della squadra. Ovviamente signori, Cristiano Ronaldo non puoi non dargli un ruolo cruciale, mi pare una cosa anche logica. E adesso andiamo a vedere perché dovrebbe esserci la trattativa appunto del contratto. Possiamo vedere il suo manager lì vicino, che non credo che sia lo stesso della realtà. Credo che sia un manager fatto dallo stesso computer oppure dallo stesso, quelli preimpostati insomma. E andiamo a vedere cosa succede. Ok, adesso si vanno a offrire il tempo di durata del contratto, che qui è di 4 anni o 3, 3 anni, ok. Ha deciso di un contratto di 3 anni signori per il buon Cristiano Ronaldo, che sembra abbastanza decisa ad accettare l'offerta. Oddio, poi non so se le facce saranno veramente con le emozioni, però mi pare abbastanza interessato per l'affare. Ok signori, hanno deciso di inserire la clausola rescissoria e andiamo a vedere. No, non è stata, scusate, è stato deciso di non inserire la clausola rescissoria. Scusate, adesso andranno a dare i bonus signori. Vediamo di quanto sarà. Spero sta scherzando quei 450.000 euro signori. Ah ok, quello è lo stipendio, scusate mi sono sbagliato io, mentre il bonus sarà di circa 3 milioni di euro. Adesso ci saranno le solite cose per i bonus per le presenze, per i gol eccetera eccetera, e la percentuale con cui sarà dato. Quindi signori, una volta accettato la
l'offerta per Ronaldo, signori, possiamo vedere che si alzerà e se ne andranno via e il giocatore sarà acquistato ufficialmente. Quindi ragazzi, io spero ovviamente che questo vi sia piaciuto, lasciate un like, un commento, iscrivetevi se ancora non l'hai fatto, lasciate tantissimi pollicioni, indovinate il giocatore a metà video, mi raccomando, indovinate il giocatore. Beh, che dire ragazzuoli, come sempre qui dal buon Talox è tutto, Tintalox, til different, bella ragazzuoli. Last my ring, getting, 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 no.